Bentrovati, eccoci, l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea. Avevamo già fatto cenno ieri alla questione della mancanza dei medici. Naturalmente, quando si accentua questa difficoltà a causa della pandemia, si rischia di trovarsi in grandissime difficoltà. Intanto diciamo che purtroppo i numeri sono quelli che sono, quindi in Sicilia ci sono molti contagiati, molti sono asintomatici, ma abbiamo qualche numero in più per quanto riguarda coloro che vengono ricoverati e tra l'altro ricoverati in terapia, come si dice, importante, quindi, e tra l'altro dobbiamo dire che non c'è tanta differenza di età, ormai sono un po' tutti. Quindi, come abbiamo già detto ieri e lo ribadiamo, io oggi sentivo un'intervista in televisione, anzi in radio per dire la verità, che diceva: non c'è bisogno delle forze dell'ordine per seguire queste direttive. Non c'è bisogno che venga la polizia a costringervi. Se non lo fate, siete degli incoscienti. Questo è il discorso. Perché purtroppo il rischio c'è per tutti. La malattia, anche se non è a percentuali incredibili, c'è e chi ci capita non se la passa bene. Questa è l'altra situazione. Alcune terapie danno qualche risultato, ma non per tutti. Quindi attenzione perché i numeri ci sono e quindi l'unica cosa che possiamo fare è mettere la mascherina e seguire l'ultimo DCPPM, l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio che dice mascherina, non assembramento, stop a quelle manifestazioni sportive fra amici che quindi non sono controllate come si fa nelle cose professionistiche, perché si va a giocare a calcetto, nessuno fa il tampone prima di giocare, quindi questo è vietato, vietato gli assembramenti, più di 30 persone a un matrimonio non possono partecipare, quindi rimandate il matrimonio, fate un matrimonio spendendo molto meno. Poi magari fra l'anno prossimo andremo a fare una bella vacanza dopo aver fatto il matrimonio un po' in sordina. Detto questo, resta però quel enorme problema di cui abbiamo già parlato, che è quello dei medici. Mancano i medici. Sappiamo che al civile, chiamo il civile, ma diciamo al Giovanni Paolo di Ragusa, al pronto soccorso c'è davvero un'emergenza perché mancano i medici, addirittura sembra che ne vada a mancare uno ancora in più. Quindi scenderemo da 5 a 4 ed è chiaro che un ospedale come quello che vedo alle mie spalle non può stare con 4 medici del pronto soccorso, perché il pronto soccorso è certamente il bigliettino da visita, il pronto soccorso è l'immagine della città e poi chi ha bisogno del pronto soccorso mica ci va per divertimento, ci va perché ha davvero delle situazioni drammatiche e i tempi di attesa ormai sono enormi. Bene, come vi avevo annunciato, ho intervistato il dottor Salvatore Pino, che è stato nel passato, fino a qualche anno fa, il primario del reparto di pronto soccorso, la chirurgia d'urgenza, così si chiama il primo intervento, che è, come abbiamo detto, un reparto molto molto importante. Allora chiedo al dottore Pino, che ho intervistato, ormai lui è in pensione, quindi non ha remore, ma poi ha parlato da diciamo, esperto per i suoi tanti anni passati al pronto soccorso, com'era una volta, perché si arriva a questo. Allora, sentiamo il dottore Pino, appunto, intervistato sulla mancanza dei medici al pronto soccorso. Sentiamo. Perché da un po' di tempo a questa parte lo sport nazionale è stato quello di tagliare. Quindi tagliando gli sprechi abbiamo tagliato anche i servizi essenziali.
non abbiamo rinnovato, sostituito i medici che sono andati in pensione, abbiamo cercato di tagliare gli infermieri, gli ausiliari, tutto. Per cui abbiamo bloccato i concorsi da 10 anni, non abbiamo bloccato i contratti, non abbiamo fatto più niente, per cui la situazione un po' in tutta Italia, ma soprattutto nel meridione, è quella che adesso stiamo vivendo qui a Ragusa. Ora, ovviamente, si è fatta più cogente perché c'è l'emergenza del Covid-19 che porta ad accumulare ritardi di servizi, eccetera. Qualche anno fa, quanti medici c'erano al pronto soccorso di Io Ragusa? nel 2015 ne ho lasciati 12 e anche allora avevamo non poche difficoltà a coprire i turni perché allora c'erano 2 medici per ogni turno, però il medico non è che può fare solo i turni, il medico deve fare pure i riposi, deve fare le ferie, deve fare l'aggiornamento e allora riuscivamo a farla con un po' di sacrifici perché poi basta che qualcuno ha un'indisposizione oppure ha una malattia che lo tiene a casa per qualche giorno e cominciano le difficoltà con 12 medici. Adesso con 5 non lo so come possono lavorare, poveretti. Qualcuno dice che chiuderemo l'ospedale, forse è meglio, dice. Ma non lo so, ma questo non si può fare, però è un dramma, cioè questi poveri colleghi ormai sono allo stremo, non possono avere riposi, non possono avere ferie, non hanno la sicurezza di niente, sono maltrattati Possono da anche tutti. sbagliare. Con lo stress e il lavoro. Allora, una statistica nazionale, credo anche europea, dice che il 50% degli eventi avversi, cioè che significa morti, si verificano nei dipartimenti d'emergenza. Di questo un terzo è legato al sovraffollamento in tempi normali, quindi pensa ora. Ora, da medico di esperienza è in pensione, quindi sei senza rapporti. Contro la mia volontà, mi hanno cacciato. Ti hanno cacciato. Ma come si può fare a, diciamo, ristabilire i numeri? Cosa si può fare? Allora, Un'idea, e poi certo, ogni aspa ha le sue, però. l'emergenza è un settore molto particolare dove il personale oramai difficilmente è portato ad andare, cioè a lavorare lì nell'emergenza. Questo era un problema che esisteva già 15 anni fa quando io mi occupavo di sindacato ed ero un vice segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri. Esisteva già allora, ma alcune regioni del nord l'avevano risolto incentivando economicamente i medici. Già 12-13 anni fa, ora non mi ricordo se il Friuli, il Trentino, pagavano il medico di pronto soccorso circa 1.000-1.500 euro in più e il contratto lo consente questo e di conseguenza anche gli infermieri. A questo punto il medico, sai, con quelle cifre è un po' più invogliato di prestare servizio in pronto soccorso perché viceversa non troveranno, ci sono concorsi che vanno deserti. Cioè, non è un tipo di lavoro gratificante, sono di più i disturbi, le angustie, le legnate spesso, perché ormai il cittadino quando non riesce a fare valere i propri diritti usa spesso le mani. Per non parlare dei processi, io non posso dirti quanto ho speso di tasca mia per avvocati, tutti i processi andati per fortuna bene. Ma siccome l'ASP poi rimborsa il minimo della tariffa dell'avvocato, io spesso ci ho rimesso 9-10 mila euro di tasca mia. Senti, va bene quindi le incentivazioni, ma un rapporto con i medici di famiglia, qualcuno che può lavorare anche in ospedale per le prime interventi? Ma non so se il territorio, la medicina territoriale sta meglio della medicina ospedaliera. Lì è tutto un problema che va rivisto. Adesso finalmente se ne sono accorti e vorrebbero correre ai ripari, però non ci sono i soldi. È chiaro che se potenziassero il territorio arriverebbe molta meno gente in ospedale e questo già sarebbe una cosa molto importante perché l'affollamento è dato da un afflusso pazzesco di gente che non dovrebbe venire in ospedale, da un filtro altrettanto pazzesco verso i reparti, per cui non, i medici non riescono a ricoverare i pazienti che sostano
Una volta 6 ore, ma adesso si tratta di 24 ore in attesa di trovare un posto letto. I servizi che arrancano pure, sempre legati alla carenza di personale, per servizi intendo radiologia, laboratorio. Quindi è chiaro che tutto poi si ripercuote sul pronto soccorso, sull'emergenza. L'ultima cosa, ma il pronto soccorso col Covid non c'entra niente in pratica. No, anzi devo dire che adesso, da qualche giorno, il pronto soccorso ha la possibilità di fare un tampone lì sul posto stesso, lo fanno in pochi minuti e hanno già il risultato, perché prima bisognava aspettare 4-5 ore il risultato del tampone, perché quando un paziente dal pronto soccorso doveva recarsi in radiologia o in un reparto per una consulenza, prima di spostarsi da lì bisognava avere la certezza della negatività del tampone. E quindi per processare un tampone il laboratorio impiega quello che impiega e quindi oltre alle attese normali legate al pronto soccorso c'era pure l'attesa legata al tampone. L'ultima cosa potrebbe essere anche un discorso da fare con l'università, basta con i numeri chiusi, perché a lunghissimo termine, perché parliamo di 10 anni, Appunto. ma. Ma più che l'università come facoltà, l'università come specializzazione, come specialistica, perché medici ce ne sono, però non avendo la specializzazione non possono essere immessi sul lavoro. Dovrebbero allargare sicuramente le maglie della specialistica, però siamo lì da quando ci siamo uniformati all'Europa, gli specialisti vanno pagati e non abbiamo i soldi per farlo. Avete sentito il dottore Salvatore Pino che per 10-17 anni, non mi ricordo quanto ha detto, è stato il responsabile del pronto soccorso a Ragusa. Ha detto una cosa particolare, non c'è nulla di male, incentivare, lo abbiamo già detto, incentivare. Dice, ai miei tempi gli davamo 1.000 euro di più al mese. Ora capisco, dice, ma che possiamo fare queste cose? Ma ci mancherebbe altro, dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo, visto che siamo andati a tagliare tutto e che però abbiamo risultati negativi, se fosse possibile, magari solo con l'incentivazione, avere qualche medico in più, io credo che Angelo Alicò dovrebbe essere una cosa che deve valutare. Va bene, quindi restiamo su questa emergenza. Mancano i medici al pronto soccorso, io lo dico da un mese, c'è qualcuno che lo dice da almeno un anno, però non è possibile che si dica che ci posso fare, non ci sono i medici. Medici ce n'è, dobbiamo convincere quelli a venire qua a lavorare da noi, questa è la realtà. E a proposito di questo discorso, c'è stato un discorso, diciamo, sul welfare, sulla salute, c'è stato oggi un convegno a Ragusa, un convegno molto importante perché è organizzato dalla UIL e c'è un tema che devo dire fa pensare, un nuovo welfare per ricostruire il futuro, dall'emergenza viene fuori un'opportunità. Cioè noi abbiamo un'emergenza che è quella sanitaria e c'è anche l'opportunità di poter, come posso dire, ricostruire un settore così malmesso come quello della sanità. Era organizzato anche dalla UIL Pensionati e c'erano personalità di rilievo perché c'era anche il segretario nazionale della UIL Barbagallo, anche se è in uscita, però con la sua presenza si è dato un taglio diverso. Allora sentiamo Giorgio Bandiera che è il segretario provinciale della UIL, questo vedete Carmelo Barbagallo, della UIL che ci spiega il perché è venuto fuori questo convegno e parla anche dei medici. Vediamo. Ma abbiamo deciso di fare questo incontro, un convegno, per affrontare una tematica vera, seria, che in questo momento, come dire, preoccupa tutti. In questo momento di grande emergenza, noi stiamo rilanciando di trasformarla in grande opportunità. Siamo stati penalizzati nella sanità in questi ultimi anni. Basti pensare che negli ultimi 10 anni nella sanità sono stati tagliati oltre 36 miliardi di euro. Noi abbiamo l'opportunità di recuperarli questi 36 miliardi di euro con il MES.
è uno strumento straordinario che oggi la matrigna Europa, oggi diventa Benigna, ci dà questa occasione, crediamo non possiamo perdere l'occasione. Per quanto ci riguarda Ragusa, oltre 600 per 6.000 ragusani sono andati via a lavorare. Io credo che noi dobbiamo costruire le opportunità a cominciare da questi soldi che arriveranno. Noi abbiamo case di riposo che non sappiamo quante persone lavorano e chi lavora in queste persone, se sono contrattualizzati, se sono personale adeguato a questo lavoro. Quindi se noi riusciamo oggi a focalizzare il tema delle risorse che arriveranno e spenderle bene, veramente possiamo dire che da un'emergenza può nascere un'opportunità. Andiamo un attimo sulla questione sanità, che pare che stiamo soffrendo molto, mancano medici, pronto soccorso, infermieri. Anche qui, stamattina abbiamo avuto il dottor Aliquò, se n'è andato pochi minuti fa, e abbiamo discusso con lui della nostra sanità, la sanità in generale, ma la sanità di Ragusa. La sanità di Ragusa rispetto ad altri possiamo dire che è un passo avanti rispetto ad altri, questo lo dobbiamo dire, con grande deficienza che ha anche lei. Quindi anche qui, in concerto con il direttore sanitario, il direttore generale, noi possiamo, come dire, utilizzare queste risorse che arriveranno per migliorare. Qualcosa si è fatto, onestamente l'abbiamo riconosciuto anche dal dottor Aliquò, molte cose restano da fare. Legge quota 100 non ha favorito certamente anche qui la sanità. Molte infermieri, molti dottori sono andati via, si è dovuto richiamare che era in pensione, chiaramente si è grande sofferenza, basta guardare gli anestesisti, non ci sono anestesisti, nella provincia soffriamo di questo. Non ci sono medici al pronto soccorso, altre grandi deficienze che noi abbiamo, ne abbiamo parlato con il dottor Aliquò, i pronto soccorso ancora oggi soffrono, come dire, di un problema annoso che noi abbiamo cercato di sollevare. Noi speriamo che possano diventare i pronto soccorsi, come dire, il primo impatto dove le persone vanno, e chiaramente non possiamo trovare queste situazioni che troviamo oggi. Gente che viene lì la mattina e che se gli va bene ritorna la notte. Chiamato in ballo quindi anche Angelo Aliquò, il manager dell'ASP, che era presente sulla questione del settore sanitario, appunto il welfare ha anche queste sfaccettature. Aliquò ha detto vediamo, sì, dobbiamo vedere, ma non c'è dubbio che se non troviamo un sistema diverso, una strategia per giungere a riempire certi posti, saremo senza personale medico. Si rischia davvero di mettere chiuso per restauro e chiudiamo l'ospedale, quando poi la gente non potrà andare al pronto soccorso, scoppia la rivoluzione, e non capisco come il sindaco, l'assessore e tutti quelli che fanno parte della governance di questa città ancora non siano intervenuti. Non è un compartimento stagno in cui diciamo ah sono cavoli di Aliquò, non è così, perché il sindaco è il responsabile della sanità in città, va bene. Facciamo trarre le conclusioni di questo convegno al segretario nazionale della UIL, che non è poco, Carmelo Barbagallo, vediamo. Il ruolo dei pensionati in tempi di pandemia, che devono essere un'opportunità, rimodulando il welfare del Paese e facendo una battaglia per avere una legge sulla non autosufficienza che ci metta in condizione di affrontare in buona salute il resto della nostra esistenza. I pensionati devono essere considerati una risorsa, e per fare questo bisogna fare in modo che vengano utilizzati anche sui lavori socialmente utili quando lo possono fare, ma per avere anche una risposta occupazionale bisogna creare le condizioni perché tutti i pensionati possano avere una giusta assistenza e una medicina di prossimità che permette di fare in modo che i pensionati possano stare bene in salute. Siamo il secondo paese al mondo come aspettativa di vita, manteniamo questo aspetto e facciamolo diventare di nuovo il terzo paese al mondo come economia. Questa è Teleiblea.
Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Tutte le informazioni a info@sisagro.it oppure ai numeri 0932 19 21 505 e 335 13 68 124. Compagnia Godot vi invita il 25 ottobre alle 18.30 al Teatro Ideal per la conferenza spettacolo che presenterà la 16ª edizione di Palchi Diversi con musica dal vivo e ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Inoltre dal 12 ottobre ripartiranno i laboratori teatrali diretti da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna. Per informazioni chiamate i numeri o scrivete alla mail che vedete in sovraimpressione. Il teatro riparte! Il convegno molto interessante anche per il parterre dei partecipanti. Allora, questo fatto che dal grande problema poi si può rinascere è un fatto che viene considerato molte volte anche in altri settori della vita di ogni giorno. Perché molti hanno detto, vabbè, è come quando abbiamo andato a una casa, ci abbiamo l'anderra, perché è più facile ricostruirla piuttosto che, cioè farla nuova, piuttosto che andare a mettere pezze da una parte all'altra. Quindi questo concetto è stato più volte utilizzato. Nella sanità è più difficile, ma ora ci accorgiamo delle grandi difficoltà. Ora per esempio alcune scuole a Vittoria, lì è difficile, ma alcune scuole a Vittoria sono state chiuse, i genitori sono stati chiamati. Io qui abbiamo delle informazioni che ormai viaggiano, come si dice, sul filo del WhatsApp, perché questo ormai viaggia molto. Così, dice, la preside ha convocato un consiglio d'istituto per illustrare i protocolli finora utilizzati in caso di positività dei ragazzi o dei docenti. E quindi c'è un'esortazione a non dare credito e a fare affidamento sulle notizie che girano sui social. È vero, non è vero che c'è un medico, un malato, un professore, una professoressa, un vigile urbano, e ecco dove volevamo arrivare. Per chiarire questo punto dei vigili urbani, c'era stata questa lettera di ieri, noi abbiamo raggiunto al telefono l'assessore Barone. Vi chiedo scusa perché la parte finale, siccome l'abbiamo capitato sempre, sono prima delle 9, dobbiamo intervistare, e lo capitiamo sempre per strada, perché lui giustamente deve tornare a casa. C'è qualche difficoltà di audio, però si capisce bene. Allora, tutto quello che è stato detto in questa famosa lettera che è stata pubblicata viene smentito non solo dai 40 vigili urbani che hanno mandato oggi una nota, ma anche dall'assessore. Sentiamo. Questa è Teleiblea. Allora Ciccio, ti troviamo sempre mentre sei in macchina, perché sei l'assessore alla viabilità. Allora Ciccio, fermo. Sei fermo, certo, certo, ci mancherebbe altro. Allora, questi vigili urbani, questa storia, ieri abbiamo pubblicato e abbiamo letto una lettera di cinque vigili che dicono mai così in basso e fanno un elenco. Oggi una ventina, forse di più, dicono che non è vero. Una quarantina. Dicono che non è vero. Ma allora cos'è successo? Secondo te? Io ti posso dire una cosa? No, ma guarda, secondo te è normale, Mario, che una nota la manda a nome di due vigili urbani un giornalista che non la pubblica nella sua
pagina sul suo giornale, dove scrive, sul giornale dove scrive, e la manda praticamente ad altre emittenti, senza neanche verificare se il contenuto di quella nota è reale oppure no. E ti spiego perché. Perché siamo collegati, vai. Cos'è la cosa strana? La nota parla di un vigile urbano ancora ricoverato al Giovanni Paolo II. La domanda è: nessun vigile urbano è ricoverato. Per cui come fanno a dire una lettera se sono vigili urbani che praticamente c'è uno ricoverato, quando dice che è totalmente il falso? Come fa questa persona che ha mandato la nota a dire che non sono mai stati dati i dispositivi ai vigili urbani, la mascherina FP3, la drop box, e in più hanno le mascherine chirurgiche e tutti i igienizzanti che hanno bisogno, questo sempre, e tu mi raccomando, tutti hanno la dotazione prevista. Questa situazione che mi fa specie e che mi fa pensare è che anche mettono in dubbio le procedure del protocollo sanitario. Il protocollo sanitario non lo fa né Ciccio Barone, né il comandante, certo, né il sindaco, né nessuno. Noi abbiamo il medico competente del comune trovato, con tutti i casi che ci sono stati di Covid o quello che c'era anche al comando, stabilisce come sono le tipologie di bella. Ti dico perché questo può essere uno o due soggetti, perché quando in una nota si parla della qualità del cotone delle magliettine fornite, non sono i vigili urbani che conoscono. Allora, c'è qualcuno che vuole mettere, scusa, te lo dico, è qualcuno che vuole mettere zizzani, perché la nota, vedi, ha dei toni politici, anche perché uno che ha gli attributi si firma in una nota, non si fa mandare a nome. Tu sai che si teme sempre che poi l'amministrazione lo richiami, lo fanno i medici, Mario, lo fanno tutti. Guarda, Mario, queste sono persone che hanno cercato di buttare fango su quello che è l'onorabilità del comando, perché quando tu scrivi queste cose la magliettina di Facebook si sta servendo. Questo è qualcuno che non fa parte del corpo della vale, è qualcuno che la mattina, un noto politico, non voglio fare nomi, sull'articolo su Facebook diceva al comando Ciccio tutto a posto, ma non corrigesce questo tipo di lettera, sai, ti fa pensare. E perché oggi il centro del comando risponde dissociandosi, che dice nessuno di noi? Vabbè, Ciccio, allora un attimo. Ciccio, un attimo, però io ho bisogno di dire una cosa, fermo restando che sì, il Covid, i protocolli, che ci sia qualcuno che vuole mettere zizzania, ma le altre cose che mi fanno preoccupare, le auto, le divise, com'è questo comando? Perché sul protocollo io ti credo. No, io ti rispondo, non da nascondere, io sono arrivato al polizia municipale, ho trovato le macchine in uno stato pessimo, dove da anni, ma non sto parlando ora, cioè parlo da 7-8 anni, non ci sono interventi in moderni macchine, da circa 6 anni non ci sono le divise. Noi quest'anno abbiamo messo 10.000, li metteremo ogni anno per maggio venga fatto. Abbiamo fatto una variazione di bilancio, appositamente anche per il parco auto, di 70.000 euro, in cui sono previste due auto nuove per i vigili urbani e la manutenzione che da tempo non ha fatto mai nessuno. Ecco perché ti dico che non lo può scrivere un vigile urbano, perché queste cose sono state concordate con i vigili urbani, perché io passo più tempo con sindacati, assemblee, ad ascoltare, a ricevere chiamate, perché la magia, un'amministrazione assente al comando. Vi posso dire una sola cosa, io un solo giorno quando ci sono stati i casi Covid, mentre tutti scappavano, io ero al comando con i vigili urbani a preparare la lista, il protocollo dei tamponi e tutto. Potevo fare, sai, colui che ha paura, che scappa, che se ne andava. No, io sono stato là dalla mattina quando è successo il caso, fino a che non si è chiusa la procedura dei protocolli. La domenica mattina io ero a visionare l'esito dei tamponi. Non sono mai mancato un giorno al comando. Per cui ecco perché ti dico che l'azione è anche politica. E se oggi l'intero comando mentisce questa nota, certo, sono io che li costringo o gli dico a fare una nota, perché vedono la presenza giornaliera e quotidiana. Ciccio, il problema, Mario, stiamo avvicinando forse a qualche competizione, no? A qualche competizione elettorale importante, e qualcuno incomincia fra tre anni ad avere un po' di paura. Fra tre anni. No, le regionali sono due anni. No, io non mi devo andare da nessuna parte, per cui non ho problemi di questo tipo. Qualcuno
deve stare sereno, rilassato, perché se ha lavorato bene, verrà riconfermato, se ha lavorato male, paziente, ma questo vale anche per noi. Allora Ciccio, siccome il segnale è un po' così, tu sei al buio, ci basta questa spiegazione, ma sui vigili urbani dobbiamo tornare, perché manca il comandante, dobbiamo capire se effettivamente due macchine bastano a 20 macchine che sono ferme. Il problema, sai cos'è? Allora, lo possiamo fare dopo, Ciccio. Tutto nella vita, sono pronto. Però, ascoltami, lo faremo dopo. Vuoi dire una cosa sola? Un attimo, perché non si sente bene. Dimmi, cosa vuoi dire? No, ti voglio dire, è mancata nel passato la programmazione, perché non puoi adotto mezzi non mai cambiati. Tra l'altro, ormai non conviene neanche l'acquisto. Noi stiamo facendo il leasing, perché non paghiamo assicurazione, perché non paghiamo la manutenzione, non paghiamo i copertori. E in 8 anni nessuno è riuscito a comprare i vigili urbani una macchina in leasing. E non puoi neanche pretendere che l'amministrazione oggi compri 20 macchine in unica produzione. Perfetto, Ciccio, ne parleremo dopo, perché non si sente bene e la chiacchierata non è buona. Grazie, grazie Assessore Barone, verremo al comando. Andiamo avanti col telegiornale. Grazie Ciccio. Questa è Teleiblea. Questa è Teleiblea. Da giovedì 8 ottobre arrivano i grandi sconti da Crai Gruppo Radenza. Ad esempio, Barilla, pasta di semola a vari formati 1 kg a 89 centesimi. Bertolli, olio extravergine di oliva 1 litro a 2,99 euro. Coccolino, ammorbidente concentrato vari tipi 750 ml a 1 euro. Offerte valide fino a mercoledì 14 ottobre. Crai Gruppo Radenza. Sentirsi a casa. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Va bene, abbiamo dovuto interrompere perché c'erano difficoltà, però c'è un po' di malumore. Allora, sono due, tre, poi succede sempre, interviene il sindaco. Ora, per esempio, so che al comune c'è proprio un movimento di dipendenti che non sono contenti di alcuni comportamenti di dirigenti. Quindi è chiaro che poi il dipendente ha un po' di paura, perché sa buscare umane, che c'è dubbio, vuoi che ti metti contro, però queste cose sono preoccupanti. Allora, poi sentiremo più da vicino quali sono le reali difficoltà. Facciamo passare questo momento Covid, perché già hanno anche loro tanta racina appesa. Ci convince quello che dice Ciccio su sapeva o non sapeva, ma due o tre o quattro dissidenti possono anche poi, come dice, crescere e diventare un numero più alto. E su questo ci dobbiamo tornare. Ma Ciccio Barone, purtroppo per lui, è al centro dell'attenzione anche in un'altra vicenda. Attenzione, stiamo parlando di Ciccio come assessore, sul suo modo, sulle sue scelte, nulla di preoccupante. Allora, ritorniamo a Ibla, al famoso caso della circonvallazione del senso unico. La cosa non è finita, perché, come vi avevo detto ieri, è stata consegnata una petizione con non so quante firme. E quindi oggi ne parliamo, e quello che dice il nostro ospite
e, come si dice, davvero che ci dà, che ci dà, che ci dà. Chiudiamo con questa intervista e poi una brevissima nota del Presidente della Regione che parla di questa iniziativa. Non abbiamo parlato, abbiamo avuto anche ospite per telefono uno di questi dell'iniziativa, questo Io Compro Siciliano. Noi ci stiamo sempre quando si tratta di parlare di noi. Bene, sentite l'ultima intervista, io vi ringrazio, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. E ritorniamo a parlare di Ibla, perché l'antico quartiere, il cuore pulsante dell'antica città, è sempre un argomento di grande interesse. Tra l'altro, come avevo detto ieri, un gruppo di cittadini, 400-500, ora ci faremo dire da Andrea Ottaviano, che questa volta non l'abbiamo in veste di storico, ma di residente a Ibla, un cittadino che abita a Ibla e ha le sue rimostranze da fare. Allora, ieri un gruppo di cittadini hanno presentato una petizione con tante firme facendo seguito a tutta quella polemica delle strade. Noi abbiamo avuto qua il sindaco di Ragusa che ha detto: ma abbiamo fatto tutto, è così bello, è stata studiata, sono venuti a dirci come dovevamo fare. Andrea, perché avete consegnato questa petizione? Oggi cos'è, martedì? Ieri mattina io ho portato al protocollo al comune di Ragusa ho portato un lungo excursus di quello che è stato fatto e di quello che pretendono i cittadini di Ragusa Ibla, accompagnato da oltre 400 firme di cittadini. Quindi più di 400? No, sì, credo che andremo, la petizione ancora è in corso. È aperta, diciamo. È aperta, vedremo. Praticamente rappresentiamo questo gruppo, a partire da questo momento, rappresenta tutti i cittadini di Ibla senza eccezione. E a questo punto nessuno potrà parlare a nome nostro. Attenzione, Andrea, tu dici sì, tutti i cittadini, tutti esclusi, e quegli altri che vanno... Esatto, quelli, caro Mario, sono una parte, una che si chiama CCN, io me lo dico... Il centro commerciale naturale, è formato da un gruppo di non cittadini, ma di gente che sta a Ragusa Ibla e che ha B&B e cose varie. Il centro commerciale naturale sono imprenditori. Sì, non sono imprenditori, sono una parte imprenditori, una parte sono titolari di B&B e di altre strutture di imprenditori. Il punto qual è? Che noi ci siamo ritrovati, a parte che io al sindaco rispondo in questo modo, se tu mi consenti, da quello che ha detto, con la lettera che è stata mandata al prefetto di Ragusa il 22 settembre, protocollata con le firme di sotto. Eccellenza, la ringraziamo per la cortesia e la sollecitudine da lei dimostrata nei nostri confronti. Gli abbiamo mandato la sottoscrizione con più di 300 firme. Consideriamo una grave perdita per noi stessi e per tutta la città di essere stati costretti a rivolgersi a lei per titolare i nostri diritti di residente nel centro storico, nei confronti della nostra stessa amministrazione. Cioè voi dite, siccome l'amministrazione non vi sente, noi siamo stati costretti. Abbiamo promosso una sottoscrizione che è stata sottoposta per l'approvazione ai soli residenti, Oltre 300 persone hanno già firmato e approvato quanto chiediamo al signor sindaco Cassì ed ancora la sottoscrizione è in corso. Ne accludiamo il testo con le tre firme dei proponenti che rappresentano tutti gli altri. Il testo, cioè cosa chiedevate voi? Piano. A questa lettera al signor prefetto sono state allegate 5 cose. Il registro della normativa contro questa ordinanza. Che è illegale, illegittima, è fatta esclusivamente contro tutti i residenti del centro storico e contro il centro storico stesso, pesantemente fatta in questo modo. Poi gli abbiamo dato la copia del testo della sottoscrizione, la lettera al sindaco che io gli ho mandato il 3 agosto del 2020, la lettera a Sua Eccellenza il Prefetto del 12 agosto, la lettera al questore del 17 agosto e la seconda lettera al sindaco del 25 agosto. In questo modo, caro Mario, noi abbiamo messo i puntini su lei a questa ordinanza, che è quella famosa del senso unico. Prima di parlare di questa ordinanza, però, io devo fare dei ringraziamenti, se tu mi consenti. Io ringrazio caldamente, sentitamente, nel modo più ampio possibile, il signor assessore Francesco Barone.
Il signor assessore Francesco Barone si è messo, lo ringrazio e basta, ringrazio per aver girato una circonvallazione, l'ha fatto diventare posteggio, un centro storico l'ha fatto diventare via di transito e sotto la mia casa, come offesa a me personalmente e alla mia famiglia, di questo gli farò carico, di buttarmi sotto 1000 macchine al giorno con l'inquinamento, col rumore, con le basso. Perché tu dici Piazza Repubblica, sì, 1000 macchine che qua? 1000, ma perché? E ti spiego, e ti dico perché questa ordinanza fasulla in tutti i suoi posti, questo Brigato Mario è un teatro. No, questa diciamo questa ordinanza questa che poi è un teatro, un teatro che fasulla dire che in tutti i suoi non punti. Ci credete, vabbè. No, non ci credete. Noi la contestiamo con la legge alla mano, quindi è fasulla, illegale, illegittima, detto dagli avvocati. Questo signore cosa ha fatto? Ha preso la circonvallazione e l'ha fatto senso unico da via Largo San Paolo verso i Giardini Blei. Poi ha preso tutto il traffico che viene Giarratana, Monterosso, Vizzini, e lo Palazzo fa passare per via Peschiera. Per via, non solo questo, che è grave. Poi, quelli che entrano dalla circonvallazione e vanno verso i Giardini non sono più costretti a tornare, quindi devono attraversare tutto il centro storico. Folle, pazzesco, incredibile, questa è una cosa da vergognarsi. Quindi vuol dire che attraversare il centro storico vuol dire salire, sì, fare via del via mercato, Peschiera. Via Peschiera, via del mercato, sì, Piazza della Repubblica, Piazza della e via Don Minzoni, che è distrutto, che non c'è più niente via Don questo è vero, via Don Minzoni, basole rotte, i fossi, l'acqua che ci sono va, sono state fatte male a dire la verità, perché sì, ma questo è dato il colpo di grazia. Tu pensa che cosa è successo in questi giorni, a parte il fatto che noi non viviamo più per il rumore, per l'inquinamento, per il traffico, per gli ingorghi. L'altra cosa gravissima che noi abbiamo segnalato al prefetto e al questore, la mancata sicurezza per questo traffico, per tutti i residenti e per i cittadini, perché in doppio senso di via del mercato, all'altezza del numero civico 186, due macchine affiancate non passano. Lo sai che cosa dice la legge? E oggi c'è stato l'incidente. Uno ogni minuto, cosa ancora più grave, io l'ho detto al prefetto, l'ho detto al questore e l'ho detto, io non voglio sulla coscienza morti, perché a parte il fatto che è una vergogna aver girato una... Lo sai che i muricani mi sfottano? Mi ha telefonato un amico mio. Ma sai, mi ha telefonato un amico mio, sai che mi ha detto? Dice, sai, dice, visto che hai un assessore che è riuscito a fare il posteggio nella circonvallazione, siccome noi siamo città della contea, e abbiamo le mucche di razza modicana, che fa? La possiamo fare nella circonvallazione che va dalla rotonda? Ma no, questa, così mi ha detto, ora, dai, ma come dai, sono Andrea, e se quello Andrea, mi è fottuto, cioè, se va bene, e allora, Andrea, è normale. Andiamo per ordine. Andiamo quindi per ordine. Voi chiedete cosa? Che venga rivista questa ordinanza. Rivista? Noi vogliamo venga ritirata subito, immediatamente. Incavolato nero. E ti voglio dire di più, l'ordinanza sindacale ce l'ho qua davanti, tu lo sai, tu non mi pare che ogni tanto segui Montalbano. No, c'è stata una puntata di Montalbano, ci sono stati due rapimenti di due ragazze che poi sono state liberate senza niente. Questo è teatro. E teatro è pure questa ordinanza, cioè, è un qua teatro, vogliono arrivare. Una barzelletta, perché tutto quello che c'è messo qua è fatto per hanno fregato pure il sindaco, noi l'abbiamo accertato, perché io sono stato due volte. E qual è il secondo fine? Piano, calma. Che cosa sì, però scritto? Non è che questa è un'ora, non è un tuo programma, Andrea, questo è telegiornale. Ampliamente in via sperimentale, zona a traffico limitato e regolamentazione transito a recupero, determinazione. Non è che c'è messo qua circonvallazione a senso unico e traffico nel mezzo, no, non c'è messo, quindi questo è un teatro, un specchietto delle allode, tutta la gira. Tutto questo perché parte da lontano, perché c'è un parere della Polizia Municipale che io contesto fortemente, perché è illegittimo e illegale, in cui c'è messo che i residenti sono equiparati agli ospiti delle strutture ricettive. Quanto di peggio si possa immaginare? Come si può mettere un residente uguale a uno che viene 5 minuti? Dopodiché, questa associazione CCN, come la chiami tu, Centro Commerciale, e l'altra associazione, si sono unite all'assessore Barone per mettere avanti questa qua. Ma tutta questa qua, sai perché è stata fatta? Per nascondere... E qua scopriamo l'altarino, aspetta. Scopriamo l'altarino.
Sì, per nascondere. Il punto 2, numero 7, che è l'unica cosa che è importante, e perché cioè? La polpettina avvelenata che hanno dato a tutti, a me non mi hanno fregato. Cioè? C'è scritto. Particolare rilevanza del comma 2.7. Le strutture ricettive prive di garage possono chiedere il rilascio di un numero di passi senza targa, ma ad uso esclusivo dei soli utenti, corrispondente alla metà delle camere per eccesso, tra parentesi, di cui è effettivamente dotata la struttura. Questa va alla Procura della Repubblica. Quindi, perché dici, la cosa dici, più spieghiamola, Andrea. Spieghiamo. Tu dici allora, che tutto questo è fatto per favorire. No, per favorire. Per illegalmente. Illegalmente. Oh, tu dici, perfetto. Ma forse c'era una finalità no, 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 turistica. Non c'è neanche aspetta, una virgola. Tu dici, tu hai un B&B, c'hai tre camere, certo. Puoi chiedere due posteggi liberi no, senza... Ne hai tre camere, ne puoi essere una... Più uno. Più una perché l'altra è mezza. Quello che ne ha cinque ne può chiedere tre, quello che ne ha sei ne... Ma qua non è questo il punto. Il punto è un altro. Noi al sindaco abbiamo dato il registro della legislazione, che è questo. Lo sai che cosa dice? Ministero dei Trasporti. Il comune di Comiso ha fatto un quesito circa l'assegnazione di posteggi alle strutture ricettive. Risposta. Vi è la non assimilabilità degli ospiti e ai residenti, la impossibilità di riservare stalle di sosta alle strutture, articolo 7 del codice della strada. Quindi le strutture... Comune di Siracusa. No, vabbè, lo rileggiamo tutte. Tutte. Dai. Codice civile. Quindi non si possono riservare. Il sindaco non ha il potere di dare questo. Il sindaco può dare lo stallo. E che lo chiederemo, 500 posti macchina chiederemo al sindaco, è fuori tutti, può darla esclusivamente ai residenti, perché i residenti godono di tutti i diritti previsti dalla Costituzione all'interno del centro storico. Tutto questo naturalmente noi sappiamo che è pesante e a questo noi vogliamo associare un'altra categoria, che è quella delle persone che hanno gli esercizi a IBLA e lavorano onestamente. Loro hanno sicuramente, dopo di noi, diritto, se tu arrivi... Mettiamo i banchi, chiunque in questo quello modo. Quello che c'è il negozio. E questa è la prima cosa, fuori tutti quelli che non hanno diritto. Non spetta a noi fare pulizia, spetta al sindaco, perché la responsabilità, noi gli stiamo segnalando questo e gli diciamo, tu questo non lo puoi fare e noi pretendiamo a questo 500 residente. Significa che con il momento della lezione 500 famiglie, quindi non si scherza. Se ne devono andare fuori, tutti. Secondo, viabilità. La viabilità per noi è importantissima, devono riaprire la circonvallazione per impedire che qualcuno che la piglia contro mano. Però il sindaco dice ora la stiamo allargando. Allargare? Il sindaco dice sempre che stiamo facendo. ma che fai, sta scherzando? No, che ne vai marciapiedi e l'allarga? Non è possibile, non è consentito, perché nello stesso istante in cui c'è uno che se ne va a chiedere questa cosa e personalmente il sottoscritto va in sovrintendenza e gli dice zona vincolata, blocca immediatamente tutto, vita naturale durante. Che fanno? Fra 20 anni, se possono. Ecco, possono. Forse questa è la cosa, fra 20 anni si possono fare tante cose. Sì, io non ci sarò e quindi fanno quello che vogliono, ma io non ci sarò e credo che non lo potranno. E questa è la seconda cosa. Quindi. Posteggi, viabilità. Terza cosa, importantissima, fondamentale, spazzatura. Per cortesia, glielo dici di mettere avanti la spazzatura che gli ha dato le castelle. Alla regia, sì, alla regia. Regia, se gli puoi mandare le immagini che chiede il dottor Ottaviano. E sai che ti dico, caro Mario, che qua io intanto ti comunico che ho mandato una bella denuncia al procuratore della Repubblica. Ma ci sono delle immagini. Cos'è questo? Le immagini. Cosa sono queste? Questo è il cancello dell'asilo. Dell'asilo? Sì, sotto, dell'asilo Giambattista Marini. Ah, del Giambattista Marini. Le può fare correre le cose. Insomma, qua ci sono gli alberi. Vai. Facciamole vedere queste foto. Queste sono foto che... Intanto che scorrono le fanno vedere. Queste sono foto che avete fatto voi? No, queste le hanno fatto Paolo Lucchino. Ecco, guarda che bello. Ma questa è meravigliosa. Però come fanno senza? Fermo. Scusa Andrea, caro Mario, caro Mario, le cose stanno in questo modo. Noi abbiamo un regolamento comunale che rispettiamo tutti, tu, io, gli altri. A Ragusa Alta non esiste che qualcuno metta la sua spazzatura diversa di quella del giorno previsto. Tu mi devi spiegare perché a Ibla questo non ho consentito. Tutti questi signori mettono 10 bidoni di spazzatura sotto casa, 10, guarda lì. Perché sono esercenti. E allora?
e io devo subire quello che un esercente mi fa. Io ho i miei diritti costituzionali, uno di quelli. Ma siamo prima dell'inizio della via, del via del mercato. E tu mi devi spiegare perché dalla Busatta sono spariti tutti i bidoni a Ibla, ci sono. Non solo, la cosa più grave qual è? Che ad alcuni hanno imposto di tenerseli dentro e ad altri gli consentono di tenerli fuori. Oh, questo ha un nome preciso, caro Mario, questo comportamento. Guarda che c'è qua. Guarda, questo comportamento ha un nome preciso e quando noi arriveremo al dunque, chi ha fatto questo e lo perpetua, deve darne conto. Per quanto poi, quindi, spazzatura, terzo problema. Quarto tutti, in questo caso. Tutti quelli che hanno i B&B abusivi, e ce ne sono a centinaia, non pagano la spazzatura, sai che cosa fanno? Aspetta Andrea, tu dici quelli che hanno i B&B abusivi, sì, ci sono non B&B abusivi? Sì, come no? Questa non dichiarare, quindi gente che non paga la tassa di soggiorno, non paga un accidente, non paga spazzatura, non fa nulla. La polizia questo lo diremo all'assessore Barone, al tuo amico. L'assessore Barone ora ci dico lo sa io. Certo che lo sa, ovvio che lo sa, non solo lo sa, lo consente, li avalla, lo consente. E ti voglio dire di più, nello stesso istante in cui ci sono tutte queste cose qua, che succede? Che chi ha l'ospite là, quello se ne va, gli lascia la spazzatura. Lui cosa fa? Piglia la spazzatura, la mette nel cassonetto e la molla dove gli pare. Vicino a casa mia ce ne sono due, le abbiamo prese con le mani nel sacco. Ma è successo qualcosa? No, perché a Ibla c'è la zona franca voluta dall'assessorato con la complicità della polizia municipale che non fa la sorveglianza. Non la che fa, ne ha tanta la cinapesa. Non la fa, io ho mandato una lettera protocollata al comune, al comandante della polizia municipale e gli ho detto mi devi fare la cortesia di pubblicare sul sito del comune il numero delle contravvenzioni che hai preso in via giusta a partire dal 1 gennaio sino a oggi. Sai che cosa? Uno mi dice, si può stare fresco, vediamo se starò fresco. Allora, Andrea, mi sembra che abbiamo già, ora siamo a 15 minuti. Sì, chiediamo, due cose chiediamo. Prima di tutto, il ritiro immediato al sindaco di questa terribile schifosa ordinanza. E poi avete presentato l'istanza. Secondo, io voglio dire una cosa. Quando il sindaco nomina un assessore, chiarissimamente è nel suo pieno diritto costituzionale, nessuno, neanche oggi noi, certo, glielo contestiamo. Il sindaco è libero. Liberissimo, suo diritto noi non lo do. Però, caro Mario, nella nomina di un assessore, c'è un velino sottile, 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 che cammina, e si chiama convenienza, opportunità. È opportuno che il sindaco nomini questo assessore o è opportuno dopo tutto questo putiferio che ne tragga le conseguenze? Aspetta, e finisco. Scusa, stai parlando dei nuovi assessori? Finito. No, ora tu ci ho devi finito. Fare capire a quale assessore fai riferimento. Perciò l'assessore del centro storico e della viabilità che ti combina un putiferio simile. E tu pensi no, pensavo che al nuovo assessore. No, che 500 cittadini gli dico bravo, bravo, forse per vedere come si fa a metterci altre 1000 macchine sotto, oppure a tenerci la spazzatura, o a tenerci tutte queste strutture illegalmente. Questo è il punto. Siamo 500 circa a questo punto, caro Mario. Ne deve tenere conto. Non solo ne deve tenere, ce ne deve dare ragione. Perché qua c'è scritto, non sono evidenti gli interessi tutelati. Scritto nero su bianco. E noi questi interessi tutelati li vogliamo sapere, li vogliamo sapere pubblicamente. Bene, okay. Io ringrazio Andrea Ottaviano che si è infervorato in questa cosa simile, un oltraggio alla città è questo, non a me, però è giusto dirlo, quindi vediamo cosa deciderà l'amministrazione su questa, ci stiamo addosso, stiamo addosso all'amministrazione. Grazie Andrea Ottaviano, andiamo avanti col telegiorno. Io la battaglia la faccio per voi ragusani, qua sono loro, qua sono per voi ragusani. Perfetto. La faccio la battaglia, non solo per me, perché quello che succede al centro storico vi interessa anche a voi, anzi più a voi che a noi. Andiamo avanti al telegiornale. Questa è Teleiblea. Qualità Sicure, si chiama così il marchio che la regione siciliana da diversi anni ha lanciato e che adesso ha completato la lunga e articolata procedura anche nei confronti con Roma prima e con Bruxelles dopo.
Noi abbiamo sin dal primo momento sostenuto l'iniziativa di questo gruppo di giovani imprenditori Io Compro Siciliano, perché siamo convinti che in un mercato fortemente globalizzato, purtroppo anche economicamente, il nostro agroalimentare abbia tutte le caratteristiche per conquistare fette di mercato interne e internazionali. La Sicilia è un brand straordinario ed è giusto accompagnare queste iniziative. Lo faremo con dopo una convenzione che sarà firmata stamattina. Qui sono presenti gli assessori all'agricoltura, al territorio e ambiente, al turismo, quindi c'è una piena condivisione da parte del governo perché si sostenga questa SRL che ha avuto il coraggio di porre in termini fortemente identitari e quindi con innegabili ricadute economiche il tema del nostro agroalimentare che al mondo non conosce concorrenti. Beh, abbiamo molto apprezzato l'iniziativa di Io Compro Siciliano, quindi di diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla importanza del consumare le produzioni siciliane, le nostre eccellenze, produzioni di particolare qualità. Oggi peraltro sigliamo un protocollo d'intesa che farà sì che il marchio al quale il governo della regione ha lavorato con particolare impulso e impegno, il qualità sicura garantito dalla regione siciliana, anche attraverso azioni comuni di co-marketing con Io Compro Siciliano, possa essere ulteriormente conosciuto, diffuso e promosso per generare quell'economia sana attorno alle produzioni siciliane e quindi promuovere sviluppo, crescita e occupazione in un settore quale l'agricoltura, che non può che essere strategico per l'economia siciliana. Questa è Teleiblea. Il gruppo SCAR di Ragusa da oltre 60 anni offre assoluta garanzia di professionalità, qualità e passione per il mondo automobilistico. La SCAR propone oggi tutta la gamma di veicoli Fiat di ogni segmento, con una grande attenzione anche al settore Fiat Professional. Alla SCAR sono inoltre disponibili i tanti modelli dei prestigiosi marchi del gruppo FCA, dall'Alfa Romeo alla Lancia, dalla Jeep alla Maserati e all'Abarth. Il nostro personale competente e attento è pronto a guidarti nelle scelte consigliando piani di finanziamento e rate personalizzate per ogni esigenza. Puoi trovare la tua auto anche tra le tante proposte del reparto dell'usato. Il servizio per i clienti SCAR infatti continua dopo l'acquisto. Personale altamente qualificato e ricambi originali assicurano interventi rapidi ed affidabili. Oggi come ieri e domani, il gruppo SCAR vuole essere una parte attiva dello sviluppo ibleo, contribuendo con esperienza e professionalità alla ripresa economica del territorio. Gruppo SCAR, via Achille Grandi 169, Ragusa. Telefono 0932 22 65 11. Cadillac è uno dei nomi più nobili dell'industria nordamericana ed è ben noto anche agli automobilisti europei. Ma tutta questa notorietà gli deriva più che altro dalle tante comparsate nei film provenienti da oltreoceano.
Di conoscenza diretta del prodotto ce n'è sempre stata poca. In passato la General Motors ha tentato di spingere le Cadillac nel vecchio continente, ma mai con una vera convinzione. E bisogna anche riconoscere che il prodotto stesso non è mai stato sintonizzato sui nostri gusti e sulle nostre esigenze. Invece, adesso che il colosso americano si è quasi tirato fuori dal mercato europeo, il prodotto giusto c'è come. Si chiama XT4 e in Italia la sua distribuzione, con tutti i crismi dell'ufficialità, è stata affidata al gruppo Cavauto di Monza, che coordina un gruppo di concessionari raggruppati sotto il cappello American Division. Che mercato pensate possa avere l'XT4 in Italia e soprattutto